Domani alle 14.30 allo Stadio Adriatico contro la Juve Stabia il debutto in panchina di Zeman, il tecnico boemo ha parlato poco fa al termine della rifinitura in conferenza stampa. Non è stata svelata la formazione, solo qualche indicazione. Zeman ha detto: vorrei stravolgere il meno possibile, è una squadra forte ma gioca troppo con le individualità, i ragazzi devono migliorare ma mi hanno dimostrato che vogliono farlo. Su Mesic e Delle Monache ha detto: sono due giovani, due ottimi giocatori ma non so se è il caso di farli giocare subito. Ci sono dunque tanti dubbi di formazione, ma andiamo ad ascoltare con le immagini di Diego Martelli le parole di Zeman in conferenza stampa. Le sue prime impressioni su questi giorni di lavoro e se ha dei dubbi di formazione per domani o se ha già deciso la sua prima alla terza esperienza a Pescara. Grazie. La prima impressione per me è la squadra ha una buona base, poi bisogna cercare di sviluppare qualche concetto che sta a me. E poi il discorso di formazione io la faccio anche se non vorrei cambiare tanto rispetto a prima, anche perché devo valutare ancora le capacità caratteristiche dei giocatori. È una prova, io spero che i ragazzi vogliono fare, finora in questi quattro giorni l'hanno dimostrato che c'è la voglia di migliorarsi, e quella è la prima cosa importante. Sei da maestro di calcio, quale sempre è stato anche qui a Pescara, hai lasciato ricordi importanti soprattutto per quanto riguarda il lancio dei giovani, no? Su due nomi che solidificano un po' così la fantasia di un'Emilia, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, li potremmo vedere eventualmente domani in campo e soprattutto cosa ne pensi? Parlo di Mesic e Delle Monache. E sono due ragazzi che mi piacciono, però poi se devono giocare domani è un'altra cosa. Io vorrei impegnarli, però non so se è tempo giusto, visto che, ripeto, io voglio andare sulla base che c'era prima, cercando di darci altri concetti di calcio. Sull'avversario di domani, Juve Stabia è una squadra in grossa difficoltà. Il tecnico Pochesci è a rischio, se non erro un punto nelle ultime 5 partite. Vedremo da subito il Pescara che vuole fare la partita, aggredire, metterli lì nella tre quarti campo. E poi una cosa simpatica sui suoi primi giorni di allenamento: lei si arrabbiava molto quando in partitella i suoi attaccanti non facevano gol, vero? Il gioco è fatto per quello, è normale che uno vuole che finisce ogni azione con qualche cosa verso la porta o sulla porta. Ma il discorso di crisi di Juve Stabia per me è una buona squadra, tanto è vero che era sempre dietro Pescara, erano quarti per la maggior parte del campionato. Ora, ultimi risultati sono un po' peggio del Pescara, ma non tanto. Volevo chiederti di Lescano, come l'hai trovato? So che qualche collega bravo preparato che me l'ha detto, che l'hai trovato un po' con qualche filetto in più, gli hai detto che sta un po' più attento alla bilancia. Potrebbe venirlo in campo domani? No, lui sulla bilancia oggi sta bene, forse prima stava male, però oggi sta bene. È un giocatore che ha certe caratteristiche, bisogna cercare di farli sfruttare al meglio. Un giocatore comunque che so che tu conosci, perché mi diceva un nostro comune amico che tu lo seguivi e ti era stato segnalato già da quando giocava in Sicilia, nella Sicula Leonzi. Sì, vabbè, anche perché Bucaro, mio collaboratore, l'ha allenato. Quindi sapevo che caratteristiche ha. È normale che un giocatore da cui si aspetta forse più di quello che può dare. Però io spero che dà quel di più. Ma domani potremo vederlo in campo? Scaccio, io la formazione lo sai che domani ai giocatori, quindi non mi voglio sbilanciare. Però lo so che noi cominciamo in 11, magari abbiamo un problema che abbiamo 6 diffidati e bisogna anche lì gestire per vedere in futuro di poter fare 11. A proposito di Rafià, è arrivato nel mercato poco fa e il direttore dell'Icarri ce l'ha presentato anche come esterno, soprattutto come esterno offensivo, poi è stato impiegato come trequartista ma può fare anche la mezzala. Lei lo vede bene
nella sua idea di gioco, più da mezzala o più da esterno alto? Più da mezzala mediano, sì. Mezzala o mediano. Merola chiaramente lo conosce bene perché l'ho avuto lo scorso anno a Foggia. Vabbè, ma non vuol dire che... No, non chiedo la formazione. Che ci deve essere. Ah, ok, va bene. Però comunque Merola lo conosce. Con me ha fatto bene seconda parte del campionato, sì. Su Cuppone e De Socus, per caratteristiche, sono i giocatori che piacciono a lei? Diciamo che hanno bisogno entrambi di un attaccante centrale diverso, mi spiego. Per De Socus è meglio Vergani, per Cuppone è meglio Lescano, oppure non sono indicazioni queste? Grazie. No, io penso che possano coesistere tutti e due con tutti e due centravanti. Per me Cuppone può giocare in tutti i tre ruoli. Io l'ho avuto a Lugano per un breve periodo e lì giocava da punta centrale.